centro di Pescara, angolo via Roma, via Firenze, qui la colazione al bar si chiama Emozioni e di sicuro è stata un'emozione per niente piacevole l'ultima bolletta apparecchio elettrica ricevuta dal maestro pasticcere Federico Anzellotti, ben 10.000 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'allarme è serio e la parziale chiusura del locale di Corso Vittorio sa di prima pedina di un effetto domino nel centro cittadino di Pescara. Di bollette ne sono già arrivate? Sono già arrivate, sono arrivate quelle di luglio e anche molto salate. Per esempio? In paragone dai 6.800 euro 2021 ai 16.200 euro 2022. Questo che significa? Significa che tutti i costi legati all'energia diretta non si possono ovviamente riversare sui clienti perché non hanno la capacità ovviamente di pagare un caffè 2 euro, 2,50 euro. Questo vale non solo per il caffè, vale per tutti i prodotti vostri. Vale per tutto il settore e ancor di più per la vendita in diretta, immaginiamo la banchettistica, il settore wedding, dove lavoriamo con i contratti 2020, quindi pre-pandemia, e con i costi 2022, quindi più wedding facciamo, più matrimoni facciamo e più perdite abbiamo. Alla voce dipendenti, questo che significa? Faccio un esempio, io l'altro punto vendita che ho in Corso Vittorio lo terrò aperto solo di mattina, la signora del pomeriggio starà a casa, tra le tante cose senza incentivi e senza cassa integrazione. Senza cassa integrazione perché? Perché non ci sono risposte, perché non c'è la cassa integrazione, come non c'è a 2 mesi e mezzo dalle care bollette una risposta delle autorità dell'energia per le rateizzazioni. Qui nel centro di Pescara quanti sono nelle stesse condizioni? Posso dire che quelli del consorzio Pescara al centro, tutti. Questo vale non soltanto per il caffè del giorno, ma vale anche per la produzione che, per esempio nel vostro caso, si rivolge all'estero, per esempio panettoni. Io ho bloccato i listini e non faccio più export perché mi vergogno dare ai miei clienti l'aggiornamento prezzi che, ripeto, ci rende non competitivi con gli altri stati e con gli altri fornitori degli altri stati. Cosa vi aspettate adesso dal governo, da un nuovo governo che però ha i suoi tempi? Il problema sono proprio i tempi. L'economia purtroppo non ha gli stessi tempi della politica. Oggi abbiamo bisogno di risposte che avvengono in giornata, se non addirittura ieri, e invece sentiamo ancora, vedremo, faremo, capiremo.